Ciao ragazzi, eccoci di nuovo insieme. Oggi vado a far vedere come si cavla un circuito elettrico di un basso, in questo caso classico schema Fender Jazz. Però per chi ad esempio ha un precisione, basta togliere uno di questi e il procedimento è identico. È un pochino più complessi, sono i bassi con elettronica attiva, eccetera, eccetera. Allora, questo diciamo racchiude un po' lo standard del bassista comune, cioè se facciamo una media di quanti bassisti ci sono, di quanti hanno un Fender Jazz, un Fender Precision rispetto ad altre marche, vincano, vinciamo. Quindi faccio questo tutorial in base anche a questo dato qui. Precision è un po' più semplice perché c'ha ovviamente meno cavi, meno un potenziometro, meno eccetera. Però vi faccio vedere com'è il funzionamento e come farlo in modo corretto. Allora, cosa serve? Il mio fedelissimo saldatorino, poi i potenziometri che io ho preso su Amazon della CTS da 250K, il PDF come sempre, tutto il discorso, la differenza tra lineari, logaritmici, eccetera. Poi un condensatore, anche qui trovate sul PDF la differenza tra i vari modelli. Io uso questi in carta fiera, poi ci sono classici Orange, sono questi troiaini che danno insieme ai potenziometri. Sono questi, sono i carta olio che ora l'ho finiti, eccetera. Quindi poi serve un po' di stagno, i cavi, vi consiglio caldamente di prenderli buoni. In questo caso mi sembra di Fender stessa, se non mi ricordo male. Comunque vi metto il link di questi, costano poco, sono veramente ottimi. Poi vediamo col passare del video se mi viene in mente. Allora, ora io non ho diciamo la placca dove ci vanno potenziometri, c'ho tutte montate su bassi. Cioè, non ho avuto tempo per togliere tutto. Ovviamente, facciamo finta che questa. Allora, vediamo un po' di roba. Questa sia la placca control plate del Fender Jazz. Allora, questo ovviamente. Qui c'è l'ingresso del jack. Questo è il tono. Quindi qui più o meno ci sarà il ponte. Questo bridge. Qui abbiamo il nostro pickup al ponte e qui abbiamo il pickup neck pickup e quindi il controllo del volume del pickup al manico. Qui ci sarà il manico. Ho fatto un disegno nemmeno Michelangelo faceva. Bene, allora comunque avete capito, questo è il tono, questo è il volume del pickup al ponte, questo è il volume del pickup al manico. Allora, primo consiglio, queste due linguette esterne, quindi dei due volumi, avviciniamole al potenziometro. Grazie, oggi tralascio un po' la parte teorica perché
Già oggi parlo male, cioè già parlo male in generale. Oggi poi ho problemi di parlata, quindi risparmio tutti i dati tecnici e cose varie, andiamo al sodo e vediamo come si salda il tutto. Queste due linguettine quindi si avvicinano in questo modo al, diciamo, al sotto del potenziometro, diciamo così. Poi ci si prepara prima. Questo è un suggerimento che vi do per evitare poi perdite di tempo inutili. Forbici, ecco cosa ci vuole. Allora, considerate che più o meno io ho preso la distanza reale, che sarà poi, forse sono stato anche un po' largo, che sarà poi quella vera e propria quando metteremo al loro posto i potenziometri. Comunque. Ovviamente il bianco, diciamo il cavo del segnale e il nero alla massa. Quindi col cavo bianco si fanno già dei pezzettini tagliati a misura. Quindi si prende la misura e il primo che dobbiamo collegare, cioè il primo che io collego, sarà questo. Quindi le due linguette interne di potenziometro volume e volume dell'arch pickup, quindi due volumi. Quindi la taglio qui. E uno abbiamo. Poi dobbiamo collegare questa linguetta con questa linguetta centrale, sul tono, quella centrale. Quindi vedi la misura. Faccio fare un passaggio leggero. Questo ce l'ho, poi. Dunque, il nero. Dobbiamo collegare questo con questo. Io le faccio saldature nella parte esterna. Un po' giro, tanto mi aiuto con due telecamere. Quindi più o meno così. Per qui. Ah, ecco cosa mi sono dimenticato in così. Quello ho messo. Così non è jack. Allora, eccolo qui. Lo metto già, diciamo, in posizione. Ovvero in questo modo qui, perché una delle linguette è la massa, cioè quella, diciamo, come ve lo spiego, una è la massa, dove ci va le masse, che è quella attaccata al cosino interno, l'altra che è staccata è il segnale, quindi va girato già così, perché ho tutte le masse di qua, così sono già posizione. Allora, facciamo un foro. Quindi un altro di questi. Ecco questi. Quindi 3 e 3, più ci saranno ovviamente cavi che arrivano da sotto il ponte della massa e quelli dei pick up. Vediamo dopo. Allora, accendo il mio saldatorino e inizio. Consiglio, saldatorino compratelo decente, nel senso che
con 10 euro magari di più prendete un prodottino buono. Ad esempio, questo mi sembrava sull'ordine dei 35 euro della Camper, e ce l'ho da anni, quindi non è male. Prima avevo anche roba più economica, ma raggiungono temperature più basse, le saldature poi sono più noiose da fare e meno fatte bene, diciamo così. Quindi lasciatelo scaldare tempo giusto e poi si parte con le saldature. Intanto, se volete avvantaggiarli, potete, diciamo, mettere i cavi già con un pezzettino. Basta veramente poco. Pezzettino così scoperto su tutti i cavi. Un'altra cosa buona di questi cavi è che basta fare un po' di forza con le dita e si riesce a scoperchiare senza usare forbici o altro. Allora, io inizio sempre da cavettini bianchi, quindi abbiamo detto dalla linguetta interna, chiamiamola così, quindi quella più vicina al pick-up, del volume del pick-up al manico, alla linguetta interna del volume del pick-up al ponte. Poi, dalla solita linguetta a quella centrale del tono, quella centrale del tono, e poi da qui, sempre da quella centrale, andremo alla linguetta dalla parte del ponte, diciamo, e le masse vedremo dopo. Vado con le saldature. Allora, primo step è dare un puntino di stagno sulle parti interessate, quindi sulle linguettine. Basta proprio pochissimo. Questo era usato, quindi c'è un po' di stagno vecchio. Vediamo. Posso iniziare con le saldature. Quindi, primo, vado da qui. Qui, abbiamo detto. Da questo al centrale. Ovviamente, se avete già messo i potenziometri sul control plate, sarà più facile perché non si muovono, invece a me mi scappano, quindi perdo un po' di tempo.
Allora, cavetti bianchi sono tutti collegati, quindi sto sicura toccandoli un po' che siano saldati correttamente. Sembra di sì. C'è chi mette un cappuccino, diciamo così, una piccola guaina sulle due linguette dell'ingresso jack. Io non ce l'ho portata in mano, però non so nemmeno sinceramente e onestamente a cosa serve. Quindi parto con i cavetti neri. Allora, qui bisogna fare dei puntini di massa sull'esterno dei potenziometri, quindi una parte di qua. Vediamo se riesco a vedere correttamente. Allora, si prende lo stagno, il saldatore, e si fanno delle piccolissime gocce, proprio gocce di stagno, quindi una saldatura proprio piccola, no? Come si dice da noi, bubbone, caccolone. Basta una cosa molto easy di questo genere. Ragazzi, sto cercando di farvi vedere nel modo migliore possibile, ma ovviamente se rimangono dubbi o incertezze mi scrivete e si chiariscono. Vado a collegare i tre cavetti che abbiamo detto prima, quindi dal volume al volume, sulla parte esterna. Anche un po' lungo qui. Questo è stato corto. Prendo le lapprime. Spero non ci siano saldatori tra il pubblico perché rischio il linciaggio. D'altronde, ognuno il suo e non è nel mio repertorio. La saldatura, ovviamente. Fatto. Ora dobbiamo collegare le due linguette, diciamo interne, dei potenziometri dei due volumi diciamo al sotto del potenziometro. Quindi si fa un puntino di saldatura sull'uno e sull'altro, le linguette che abbiamo fatto vedere prima, che le abbiamo avvicinate al potenziometro. Di solito faccio così. Fatto. Ora è il momento del condensatore. Allora, diciamo che mettiamo uno standard, che è quello che vi capiterà più spesso di avere tra le mani. Mettiamo questo che danno con questi potenziometri. Anche se mi permetto di dire che non sono un granché, per i motivi che ho detto in altre occasioni. Comunque, allora, dobbiamo collegare una, diciamo, una linguetta
su questa linguetta del potenziometro, scusate, non so nomi veri, e una sul potenziometro stesso. Quindi si può utilizzare la parte delle saldature dei cavetti neri per fare una cosa di questo genere. Taglio un pezzetto. Qua. Verifico, come fatto prima, che tutte le saldature siano ben salde. Perdonatemi queste battute. Oggi mi viene il nome di questo coso qui. Condensatore uguale, deve essere saldato perfettamente. E il circuito, diciamo, è finito. Allora, quindi vi rimarranno due di questi che spunteranno fuori magicamente dal basso del pick-up a manico. Ne salderete uno su questa linguetta, quindi quella centrale, ovviamente il cavo bianco, l'altro sulla saldatura che abbiamo fatto esterna, diciamo, al potenziometro, dove ci va l'altro nero. Poi due che escano dal pick-up al ponte, quindi bianco va sempre nella linguetta centrale, il procedimento per la saldatura è identico, quindi scoperchiate un pochino, date un puntino, siete a posto. E il nero, beh, qui si mette nel relativo potenziometro, dove ci sono gli altri due neri. Poi ci sarà probabilmente uno che spunta da sotto il ponte, almeno questo è, diciamo, la cosa più comune, e va sul potenziometro del tono, dove ci sono le altre due cavetti neri e dove c'è il condensatore. Quindi lo collegate qui e avete finito. Ovviamente, per montare questi sulla placca basta levare i relativi dadini e la rondella, metterli al loro posto e poi stringerli dopo tenendo fermo il potenziometro, gli si dà una stretta senza eccedere. Ora, io probabilmente sono stato un po' largo perché non avendo il controplate a disposizione sono andato un po' così a senso. Probabilmente staranno, anzi sicuramente staranno parecchio più vicini i potenziometri. Quindi consiglio, quando avete la placca libera, metteteli subito al loro posto, tutti e tre, compreso anche l'ingresso e il jack. Almeno sapete già perfettamente quali sono le misure e i cavi che servono. Ragazzi, spero di avervi detto tutto. Questo è il risultato, non sarà proprio un capolavoro come detto prima, di Michelangelo, però funziona, quindi io li faccio così. Vi saluto, per qualsiasi dubbio scrivete, non mancherò di rispondere e di cercare di risolvere tutti i vostri dubbi. Ci vediamo al prossimo video.